Eppure io sento una certezza legarmi a questo legno superstite. Sento ognuno portato da questa condanna d'esistere. Anch'egli è dovuto tornare fra noi dal regno di morte in questo impetuoso sgorgare di sangue. E furono anzi le nostre mani, le nostre labbra che ne hanno consumato il cadavere a ridargli la vita. Egli ormai non può più morire. Certezza che lega perfino le pietre al loro essenziale istinto. Potere d'una magia che rompe da noi mentre un reticolato di pensieri ci esilia.